Tutte l'anno è sempre la stessa storia. Tutte l'anno. Tutti gli anni combattiamo con questo, concetto. E la vuoi rinnovare e non la vuoi rinnovare. E lo faccio e non lo faccio. E tanto è poco. E questo non va bene. E i diritti su di me. E a Nike Kid. E l'Adidas da Savraucio. No, ma non è possibile più da sostenere questa storia, eh? Sono disgustato perché uno che è un capitano della squadra, di una squadra, non può permettersi di fare tutto questo schifo. Di fare tutto questo schifo non se lo può permettere. E io tutti gli anni, ogni anno, faccio un video, perché purtroppo è così che funziona. Ogni anno a fare un video con questo capitano gli avevo. Ma qua capitano, ragazzi, sarà pure un buon centravanti che comunque fa un sacco di gol, comunque quello sì, per carità, perché chi critica questo è soltanto perché lo deve prendere di mira e deve soltanto parlare male, parlargli e parlare male. Però a livello di sostanza ce n'è poca, ce n'è poca. Quella che comanda lei fa quello che cazzo vuole lei, capito? Questo è il discorso. Si inventano procuratrici. A caffè, è messa che lascia dichiarazione a destra e a manca. Così si lavora, così si fanno i contratti, così a fare quello che a far trapelare tutte le notizie, a far vedere cose che non sono vere, a parlare di offerte che non esistono. Perché dove sono queste offerte? Dove sono queste offerte che ha? Ma 110 milioni, ma calci nel culo. Salgo io da Torino a Milano e ti ci porto a calci nel culo se ti prendono. Non ti prendono 110 milioni, non ti prendono. Tu puoi scuidare che te lo hanno 110 milioni. Allora, io dico una cosa. Non so adesso bene le cifre, giusto? Cazzo di telefono che cazzo ha? Non so bene le cifre, però comunque penso che guadagni un pezzo di 5 milioni e mezzo, 6 milioni adesso, come adesso, giusto? Con il contratto a scadenza 36-2021, quindi praticamente fra 2 anni e mezzo. Non è che il contratto è in scadenza, è fra 2 anni e mezzo il contratto in scadenza. Dico, cioè, l'anno scorso hai fatto, diciamo, una bella media di gol, come sempre, tutti gli anni, tutto quello che vuoi, siamo arrivati in Champions. In Champions ti sei comunque comportato bene, perché comunque hai fatto 3-4 gol, 3 gol mi pare, non mi ricordo più, comunque 3-4 gol. E quest'anno stai, diciamo, giocando pure meglio degli altri anni, perché comunque ti vedo più all'interno del gioco, ma non hai vinto mai un cazzo. Testa di minchia, che cazzo hai vinto? Cosa hai vinto? Cosa? Sta coppa di cazzo che ti paragoni a Higuain, Dybala, cazzi e mazzi. Non hai vinto un cazzo, un hai vinciuto una minchia. E non te li meriti gli ingaggi, quegli ingaggi là se li meritano gente che ha vinto e che continua a vincere. Non, di certo tu no, non ti meriti 10 milioni di ingaggio. E tutti questi giornalisti, sta accozzaglia di giornalisti di merda che ci mettono pure carico, capito? Quello è il problema. È da stronza, di merda, da stronza che aveva solo due minne e un poco di facce. E poi manco bellissimo, eh. Ma va, mandiamolo a fanculo, mandiamolo a fanculo. Io non l'ho mai criticato per il campo, perché comunque il campo non gli posso dire niente. A me e come giocatore comunque per quello che è, sono le sue caratteristiche, mi piace, però comunque sì, e non l'ho mai criticato di dargli addosso, ok? Però comunque se sto fatto di capro è inaccettabile, perché un capitano non dovrebbe comportarsi in questa maniera, non dovrebbe far parlare in questa maniera la moglie o chi sia per lui. Cioè, perché comunque ci sono delle cose che vanno oltre i soldi, oltre la qualsiasi cosa, invece non è così per questo, si è capito, si è capito. Parlano di 10, 11 milioni, ma che cazzo te la va a dare 11 milioni? Ma va fatti la mettere in culo in Inghilterra, in Spagna, vattine, va, vediamo tutti sto affetto, non è che sono vattene, io non gli rinnoverei niente. Niente. Non è un giocatore da 10 milioni all'anno, non è un giocatore da 10 milioni all'anno, chi guadagna 10 milioni, 9 milioni in bacheca c'ha trofei. Questo c'ha tutti i strappalloni di minchia messi in bacheca, ok? Non c'ha niente in bacheca.
I suoi gol sono importanti, ci hanno portato quest'anno, l'anno scorso ci ha portato in Champions, sicuramente ha fatto un ottimo, io non lo critico per quello che ha fatto in campo, ma non ha vinto niente per meritarsi 10-11 milioni. Perché non lo dite questo di qua, giornalisti del cazzo? Perché non lo dite? Guardate solo, essendo un top player deve valere, ma i top player sono quelli che fanno vincere. Lui non ha fatto vincere niente. Con 2 anni e mezzo di contratto, tu ci scassa minchia. Lo dico, c'ha ragione quando li prende e li sbatte fuori. Vaffanculo, io spero che lo vendano. Perché lui, allora, io non gli rinnoverei niente. Io lo so che sta società poi alla fine glielo rinnoverà il contratto. Perché non gli rinnoverei niente. Non si merita un cazzo. Allora, ma quando mai? Ma poi tutte queste interviste, tutte queste cose. E fino alla fine sarà lei a curare i miei. E mi dico, ma va fatti la mettere in culo, tu è stata appena arido, che cazzo la vuole, ma che cazzo mi vuole? È da togliergli pure la fascia da capitano, è da togliergli pure la fascia, perché un capitano non deve comportarsi così, lui non è un cazzo da capitano, lui non è un cazzo da capitano, è un bomber, un ottimo bomber, un grandissimo bomber, ma che non ha vinto niente, perché con i suoi gol sì, siamo solo andati in Champions, punto, basta, in tutti questi anni. Ha fatto sempre tanti gol, lo so, ma non che gol sono se poi alla fine non ti portano trofei. Io un giocatore lo posso pagare pure 10 milioni all'anno se mi può far vincere, però. Piglio Dybala e ci lugno 8 milioni, 9 milioni, però Dybala mi ha fatto vincere. Ok? Higuain, vabbè, quest'anno è andato lì, ma è stato alla Juve, prendeva 10 milioni, quelli che sono, faceva i gol e si vincevano i trofei. E allora te li meriti questi milioni. Ma io a te perché da dare tutti questi soldi che tu a me non mi hai fatto vincere un cazzo e ti mancano 2 anni e mezzo alla fine del contratto. Basta! Basta, come questo Marotta è stato bravo con Nainggolan, anche con lui stesso a fare multe, quello e l'altro, non gli rinnovate il contratto. Dice, la trattativa si chiude qua, visto che non c'è un segnale d'apertura da parte vostra. Avete 2 anni e mezzo di contratto, intanto faremo a stagione, poi vedremo dopo a stagione cosa succede. Ma sappiate che continuando così, siete più fuori che dincia. E da prossima settimana levateci questa fascia e dategli a Andanovic. Questa è. Se tu vuoi fare proprio quello che dici che non ti deve più passare una mosca davanti, ok? Perfetto, io la posso pure accettare questa linea dura. Perché negli ultimi anni si è fatto un po' quel cazzo che si voleva all'interno della squadra, della società. Ecco, e così quindi va bene, diamogli un taglio e ci sta, ok? Oh, allora fai pure questo però. Adotta pure sto metro di giudizio lì, togligli la fascia, perché uno che lascia tutte queste dichiarazioni, va a parlare a sua moglie in questo modo, non si merita di essere il capitano della squadra. E chi non è d'accordo, andatevene a fanculo con lui. Va boh? Ciao.